noi facciamo una macerazione a freddo con questo vino, che al contrario dei bianchi, questa viene con le bucce. Quindi noi prendiamo l'uva, la raccogliamo a mano, anche in questo caso pigiata, di raspata, quindi viene levato il raspo, schiacciati gli acini, dopodiché il mosto va in una vasca dove rimane a 10 gradi, anche lì per non farlo fermentare, per circa 15 giorni, in maniera che la cessione del colore che viene dalle bucce e viene data al mosto, non in presenza di alcol, che l'alcol agisce come un solvente, quindi accelera questo processo, avviene in maniera molto più lenta, e quindi in questo modo riusciamo ad estrarre comunque il colore e i profumi senza tirar fuori troppi tannini amari, che sono tipici del vino nero quando uno cerca di estrarre troppo. Dopo 15 giorni si aumenta la temperatura, si porta a 28 gradi, si fa l'innesco con i lieviti e poi il vino comincia a fermentare. Quindi andiamo a scoprire questo Pinot Nero, che insomma, so qualcuno di voi è stato qui per la serata di Pinot Nero, che è un vitigno che va molto successo, tutti lo chiedono ovviamente in tavola, non si fa in tempo a appoggiarlo, che di qualsiasi regione venga, buono o cattivo, spesso purtroppo, ma veramente viene, è veramente incontro ai consumatori, perché da un certo punto di vista va incontro a quelle che sono le aspettative ora, no? Vini più freschi, più leggeri, meno imponenti, meno strutturati, meno corposi, e il Pinot Nero in genere ha queste caratteristiche. Però chiaramente stiamo parlando del Pinot Nero nel Chianti classico, dove diventa ancora più difficile lo Chardonnay riuscire a trovare il punto giusto dove può venire. Gli ultimi, pensate, gli ultimi esplori di Pinot Nero, il Mugello, la zona della Ruffina, addirittura la Garfagnana, sono zone molto diverse da quello che è Chianti classico, la zona di Panzano, sole, insolazione, terreno eccetera. Quindi questo Pinot Nero però secondo me è molto interessante per capire quant'è grande l'influenza del territorio su un vino. Quindi innanzitutto il colore, già il colore al di là dell'estrazione abbiamo visto molto particolare, rispetto ad altri Pinot Neri ha un colore un pochino più cupo, più pieno, quindi che anche se la trasparenza si capisce che non è Cabernet Merlot e neanche Sangiovese, un pochino più trasparente lo è, però sicuramente la matrice del terreno qua fa vedere, viene fuori appunto il colore. A livello di naso, che il non è il classico lampone magari del Pinot Nero, però sicuramente un fruttato di bosco più fresco rispetto a quello che è un Cabernet, questo si capisce abbastanza bene, insomma, che direi che non è tipicissimo, ma che è un Pinot Nero probabilmente, se uno ha un po' di esperienza, riesce a capire. Chiaramente è una versione più calda, ma queste note appunto di lampone, fragola, eventualmente il ribes rosso, queste note poi leggermente appunto di humus, di sottobosco, un leggero muschiato, note magari un leggero cuoio, tabacco, queste note un pochino, anche un pochino di speziatura, sicuramente vengono fuori e lo rendono abbastanza riconoscibile. Fra l'occhio e il naso si capisce che è un Pinot Nero di queste latitudini e non uno di zone più fredde, però sicuramente è molto interessante. E più ci sono delle note appunto in inglese gamey o GBL, insomma nel senso di selvaggina, no? Note un po' selvatiche che sono spesso tipiche del Pinot Nero e quello ce l'ha fatto venire in mente di abbinarlo al piccione, no? Come sensazione e come nota. Poi vedremo se ci sta bene, però sapete che anche il Pinot Nero Borgogna si abbina appunto alla selvaggina da piuma, alla puletto, ma quello in teoria carni avicole più che manzi e altre carni molto pesanti. E quindi l'idea era di provare appunto come viene col piccione, e il secondo me come sensazione al naso potrebbe funzionare. Il, a livello di gusto, se dite appunto al naso si ripresenta anche in bocca molto fresco, una bella acidità, in realtà ce lo aspettiamo quasi più corposo, in bocca si sente che è sottile più verso Pinot Nero che più verso Sangiovese nel Chianti classico o altri vitigni. C'ha una bella eleganza, una freschezza molto elevata, c'è un po' d'alcol in più rispetto ad altri Pinot Neri, che quindi alla fine lo rendono un pochino più corposo, un pochino più massiccio rispetto all'Arcadia, però ripeto, per un Pinot Nero toscano direi che è molto tipico, cioè il Pinot Nero che reagisce con quello che è il microclima, il terroir del Chianti classico, questo direi che è abbastanza esemplare per come venga fuori, cioè si riconosce che è un Pinot Nero, ma si conosce anche che viene da una zona come quella di Panzano in Chianti, quindi al solito è una questione di gusti, no? Si può avere voglia di Pinot Nero, ma
di una di altra zona, e quindi giustamente questo è molto interessante. L'altra cosa noi però, le situazioni del territorio, no? Il minerale, la roccia, che abbiamo sentito nel Chardonnay, che sentiremo anche nel Cabreo, direi che queste sono una matrice molto interessante su Chianti Classico. Anche certi Merlot e Chianti Classico hanno questo retrogusto, queste note saline, minerali, al limite del ferroso un po' particolari. Direi che anche qui la componente minerale del terreno viene fuori in maniera interessante. Si capisce, poi dopo lo assaggeremo anche nel Cabreo, il Borgo, c'è una matrice di territoriale che si trova tutti e tre i vini, e questo direi che in un vino che si chiama Cabreo, e quindi si rifà alle mappe catastali, alla terrone, al terreno, al appunto il contadino che imbottiglia quello che viene dai propri possedimenti, direi una cosa più importante di tutti, no? Se si chiamano tutti Cabreo ci deve essere un filo conduttore che li accomuna, e direi che questa nota, se adesso poi andate a riannusare o riassaggiare lo Chardonnay, c'è una nota terrosa simile che sia nello Chardonnay che si trova nel Pinot Nero e che si troverà anche nel Cabreo al Borgo. Del Cabreo al Borgo ovviamente sarà un po' più mascherata perché c'è un'abbondanza di frutto maggiore, quindi sentirlo meno, ma soprattutto in bocca la nota sapida e minerale caratteristica del terroir di dove sono questi vigneti ce la possiamo risentire, e questa è una cosa molto interessante perché al di là delle varietà internazionali, al di là delle verificazioni della tecnica, se il terroir, il terreno dove vengono i vini viene fuori, è sempre un risultato più auspicabile quando uno ci tiene a fare il viticoltore e non solo, diciamo, appunto quello che fa il vino che va in giro, questo lo faccio io, insomma, come dicevi prima, il discorso dell'avere un po' d'orgoglio del proprio terreno, della vigna che viene coltivata. Decisamente.